Nel 1849 a Trieste scoppiò un'epidemia di colera che in pochi mesi causò numerose vittime. In quel terribile frangente la città si raccomandò fiduciosa alla protezione della Madonna della Salute. Il 21 novembre si recò in massa in processione dalla Chiesa dei Gesuiti, dove il Vescovo allora celebrò un solenne pontificale. Da quel momento i triestini ogni anno, il giorno della festa della presentazione di Maria al Tempio, detta popolarmente della Madonna della Salute, accorrono numerosi al santuario per partecipare alle liturgie in suo onore. Il rito si è ripetuto anche stamani e per tutta la giornata. Nonostante il maltempo e la pioggia di metà mattina, Santa Maria Maggiore, come sempre, si è mostrata gremita, soprattutto attorno alle 11, in occasione della Santa Messa solenne celebrata dall'Arcivescovo di Trieste, Monsignor Giampaolo Crepaldi, il quale ha voluto ancora una volta rafforzare il legame devozionale fra la città e la Madonna della Salute, un legame che si tramanda nelle famiglie di generazione in generazione e non sembra per fortuna volersi inclinare e che neppure il meteo, fra l'altro quasi ogni anno inclemente, mette più in discussione.